Ciao raga, benvenuto nel mio canale. Oggi noi andremo a fare l'intervista. Questo interview che andremo a fare, io farò alcune domande scomode, però io non andrò a cominciare con le domande scomode. Prima di tutto vado a fare alcune domande particolari riguardo all'Africa, riguardo agli italiani, riguardo all'Italia, poi alcune domande anche diverse di quelle che ho già detto. Poi magari un po' più avanti o nel mezzo io andrò a fare anche le domande scomode. Sì, le domande scomode, perché non sai che è normale anche a fare delle volte le domande scomode per sapere o per avere la reazione della gente. È molto importante. Ricordatevi, se è la prima volta che vedi il mio canale, non dimenticare, iscrivetevi, commentatevi, anche mettete un like. Poi don't forget to turn on your notification. Per questo, ogni volta che carico il video, tu sarai il primo a ricevere la mia notificazione. Andiamo e non perdere il tempo. Voilà. Hit the subscribe button and click the notification bell to be part of the conversation. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Come vi chiamate? Serena. Camilla. Mi sa che io mi chiamo Omo, non mi ricordo il mio nome, però so quando mi sono nato. Allora, oggi vorrei farvi alcune domande riguardo la vita, anche riguardo le cose normali, diciamo la normalità della vita. Allora, cominciamo con prima. Cosa piace agli italiani dell'Africa? Secondo me molti, diciamo i paesi più magari turistici, quindi le spiagge, il mare e molto spesso anche l'arte, secondo me, è molto apprezzata. Quella è una parola bellissima, mi piacciono. Va bene, a te? Anche per me l'arte, soprattutto le usanze, anche molto il modo in cui ballano mi piace, la musica. Davvero? Sì, moltissimo, perché ha un ritmo che ti prende, cioè ti fa venire voglia di ballare e quindi mi piace molto anche quell'aspetto, i posti, i paesaggi anche come appunto possono essere il mare, eccetera, mi piace molto. Ok, brava. Allora, un'altra domanda. Allora, un bambino che è nato sull'aereo, quella è la sua nazionalità? Difficile. Penso che magari distinto mi verrebbe da dire la nazionalità dei genitori. Mi verrebbe da dire, però onestamente non saprei dare una risposta precisa, concreta. Ok, se è sull'Italia invece? In Italia? Se è l'aereo sopra Italia? Per legge non lo so, perché in teoria non sarebbe proprio sul territorio italiano, forse. Okay. Sta volando sopra, quindi non lo so. A te? Oddio, sinceramente non so se sta volando su un determinato paese potrebbe prendere quella nazionalità, però potrebbe, come no, sinceramente non lo so. Capito. Ok, va bene. Cosa ci vuole per conquistare una ragazza italiana? Credo gentilezza, pazienza, molta pazienza. E non lo so, sì, in generale penso, cioè personalmente gentilezza e pazienza. Perché le ragazze italiane sono belle per quello. Ci vuole la gentilezza. Anche, non lo so, l'hai detto te. Te? Il rispetto. Okay. Rispettare come noi dobbiamo rispettare l'altro, anche lui deve rispettare noi. Importante. E la gentilezza è sempre la base di tutto, dai. E anche, non lo so, non essere magari troppo, non so come spiegarlo, troppo espansivi da un certo punto di vista. Cioè magari, esatto, essere magari molto abbastanza, sì, comprensivi, ma allo stesso tempo abbastanza... Lasciare i propri spazi. Esatto, non mi veniva il termine, sì. Ok.
Loro non possono ricordare tutto adesso, lasciamo per. Allora, un'altra cosa che vorrei farvi, un'altra domanda, diciamo. Allora, se per caso, troviamo due cose per terra, uno è il cervello, l'altro è i soldi, cosa sceglieresti? Cervello tutta la vita. Ok. Sì. Te? Cervello. Perché il cervello? Perché i soldi non, cioè, non contano niente, alla fine magari ti rendono felice lì per lì, okay, ma non potranno mai colmare comunque quei sentimenti che tu provi all'interno, cioè all'interno di una persona, cioè nel senso non può renderti felice, possono renderti felici i soldi. Ho capito. Anche te? Sì, anche secondo me, cioè nel senso avere una buona testa secondo me ti porta molto più lontano e ti permette anche di capire cose che poi possono portarti alla felicità, mentre invece i soldi rischiano di farti diventare una persona molto in realtà povera dentro. Ok, ho capito, però io direi una cosa, non per offendervi, mm-hmm. Ognuno sceglie quello che gli manca, capito? Ah, tu dici questo. Avete capito? Vabbè, dai. Ognuno sceglie quello che gli manca. Se è Fox e io scelgo i soldi. Sai perché? Perché hai già il cervello. Brava, no, perché non avrei il cervello. Cavolo. Perché noi siamo tutti nati con il cervello. Vero. Poi non siamo nati con i soldi. Ho già il cervello, mi servono i soldi. Certo. Ok, un'altra cosa molto molto così. Secondo voi? Voi conoscete la parola ruffiano? Sì. Sì. Cosa intende quella parola ruffiano? Quando magari, faccio un esempio, quando magari una persona, non lo so, cioè, si litiga per qualcosa, mm-hmm. e si cerca in tutti i modi comunque di farsi perdonare, ma in un modo quasi meschino, non so come spiegarlo, okay. Nel senso che non è che ci si vuole magari far perdonare veramente credendo magari di aver sbagliato, ma si vuole lo stesso conquistare la fiducia dell'altra persona, conquistare le scuse dell'altra persona in un modo, diciamo, con dei sotterfugi. Bravo. Te? Sì, anche se con tipo ruffiano mi viene in mente un po' tipo situazione tipo ufficio, uh-huh. E il capo e il solito tipo lecchino di turno che per farsi fare i favori, cioè insomma per prendersi la fiducia del capo gli porta il caffè, gli pulisce la macchina, non so, mi viene in mente. Ok, gli pulisce la macchina. Ho capito queste cose qui. Ok, il capo le pulisce la macchina. Cioè il, non so, tipo il dipendente pulisce la macchina al capo, okay, per farsi amico il capo. Ok, se è una donna che pulisce la macchina, se è un uomo che pulisce? Cioè, non so, cioè in generale, cioè ho fatto un esempio. Okay, che comunque sia donna o uomo è comunque, comunque ruffiano. Sì, donna, okay, uomo, sì, sì. Ok, va benissimo. E voi parlate inglese? Oddio, lei un pochino meglio. Parli inglese? No, poco, poco. Ah, ok. I want to ask you something in English. Okay. Do you know the full meaning of once you go black, you never go back? No, I've never heard about it. You never heard about it? No. But do you know the full meaning? Do you know what that was mean? Mm. Once you got black, mm-hmm. You never go back. Okay. Do you understand what I'm saying? I understand the phrase, but I don't understand the meaning. Okay, you don't understand the meaning. Okay. Se, per esempio, tu hai mai avuto un africano? Cioè? Un africano. Cioè, che conosco? No, come fidanzato. Mm. No, anche te? No, non ce l'ho mai avuto. Come fidanzato, no. Ok, l'Africa è un paese, è un continente. Africa è un continente. Continente. Quanti paesi puoi dire o conosci in Italia? Magari? No, quella è troppo, anche io non so dire, anche io sono italiano, io sono africano, no, anche non me lo so. Non so che sono di più di 50 qualcosa, sono di più, perché l'Italia, fra l'Europa e l'Africa, quella continente è più grande. No, l'Africa è più grande.
linguaggio in Africa. Ok, mi puoi dire 5 nomi in Africa che conosci? 5 nomi dei paesi in Africa che conosci? Kenya, Congo, Sudafrica e... che dico, stai tranquilla, con la tranquillità. Sì. Egitto. Uh-huh. Marocco. Bravissima, 5. Ok. Te? Libia. 1. Marocco. 2. Sudafrica. 3. Un'altra, un'altra. Adesso aspetta, ci provo. Provo. Allora. Pensi a quelli che sono qua in Italia. Pensi a quelli che sono qua in Italia. Etiopia. Brava. E, vabbè, Kenya. Brava, Kenya. 5. Vuoi, okay. Vuoi nominare anche di più? No, hai fatto abbastanza. Non lo so, c'è perché anche c'è la Nigeria. Dove Nigeria, è vero. E... poi il Niger. Ok. Il Mali, la costa non mi viene in mente. Costa d'Avorio. La Sierra Leone. Sì, Costa d'Avorio. Ah, sì, Senegal, la Sierra Leone. Senegal volevo dire, Madagascar. Lei è brava, voi siete tutti brave. No, lei di più perché io in geografia sono un po' così. Anch'io in realtà, perché mi piace la fisica. Studiate ancora? Abbiamo appena finito la quinta superiore, quindi abbiamo appena fatto l'esame di maturità. Ah, va bene. Sì. Mi piace questa intervista con voi, mi piacerebbe anche fare alcune domande con voi, però abbiamo fatto abbastanza che non vorrei andare un po' più avanti. Magari cosa fa un piccione di 30 kg su un ramo? Un piccione di 30 kg? Non esiste un piccione di 30 kg? Un passero di 30 kg su un ramo, che cosa fa? Cade. Anche la sulla risposta. La scopriremo. Oh, bravo. Allora, un'altra domanda. Voglio sapere. Un'altra domanda che è un po' più... diciamo un po' più particolare, hai capito? Non lo so, dove si trova punto G? Punto G, dove si trova? Punto G. Non ho capito. Hai capito cosa ho detto? No. Dove si trova punto G? Punto G? Sì, sai cosa vuol dire punto G? Oddio, no, in questo no. No, sei furba, non vuoi dirlo. Punto G, non ha mai sentito? Dopo, sai cosa dovete fare? Dopo quando andiamo via, andate dobbiamo su... dobbiamo cercare punto G. Sì. Dove si trova punto G? Magari quando andiamo via, voi andate su internet e lo scrivete. È scomoda come domanda. È scomoda, sì, è una domanda scomodissima. Forse ho capito. Hai capito? Mi sa di sì, però. Hai capito cosa sto dicendo? Sì, ho capito la domanda, ma è una domanda scomoda, sì. È meglio di non rispondere. Esatto, sì, forse ho capito. Io rispetto la scelta delle persone. Bene. Privacy è importante. Però non è una cosa sbagliata, se potete anche rispondere. Ditelo, non è un problema. Vai. Non me la sento. Eh? Non me la sento. Vado avanti? Sì. Raga, il video non è ancora finito. Questa è solo la prima parte. Poi caricherò la seconda parte. Perché il video è troppo lungo. Ho fatto un sacco di domande a queste due ragazze. E poi l'altro io lo carico. Va bene, poi in più non dimenticatevi a iscrivervi al mio canale, così potete avere la possibilità anche a vedere i miei video che caricherò. Poi seguitemi su Instagram, il mio nome su Instagram ce n'è su description. Thank you guys, I really appreciate. See you guys in the next video. Peace.